Benvenuti alla seconda puntata del Calcio è Servito. Buonasera a Gianvito De Nigris. Buonasera. Buonasera alla nostra bella Eleana. Buonasera. Allora, salutiamo gli amici perché siamo in collegamento anche su satellite canale 897 di Sky, Star Sat, vero Gianvito? Mi ricordo bene. E un saluto a tutte le emittenti collegate con noi sparse in tutta la Campania. Benissimo. Campania, scusate, tutta l'Italia. Siamo in collegamento adesso in diretta in Campania e in diretta via satellite. Bene, allora, caro Gianvito, si è archiviata anche la Coppa Italia. La Coppa Italia vinta dalla Juventus, noi parliamo solo delle cose positive. Devo fare i complimenti alla Lega Calcio per quanto riguarda l'organizzazione. È stata una giornata fantastica. Saluto l'amico Salvatore Piedimonte che si è sorbito la trasferta romana insieme a me. Un qualche cosa di fantastico che finalmente ridà a questa manifestazione il blasone che merita, perché la Coppa Italia ultimamente, negli ultimi anni, aveva un po' perso di fascino. Da quando si è tornati, perché ricordiamo la Coppa Italia era già in passato con la finale unica, da quando si è tornati alla finale unica. La Coppa Italia ha riacquisito quel blasone che merita veramente, perché poi è una bella finale, è una bella manifestazione la Coppa Italia. Bene, allora noi tra poco abbiamo in linea subito da Coverciano il giornalista Enrico Currò. Appena è in linea la regia mi fa un cenno. Gianvito, che partita hai visto dalla televisione? Una partita forse più combattuta di quello che si potevano aspettare, ma le previsioni vedevano una Juve forse strafavorita sul campo, ma io ho visto ben tutt'altra partita. Ho visto un Milan che finalmente, forse un po' troppo tardi è da dire, ha cacciato comunque l'orgoglio, ha cacciato comunque la voglia di dimostrare che comunque potevano dire la loro. Secondo me, se andiamo ad analizzare le occasioni, il piano del gioco, cioè sul piano del gioco, il Milan ha giocato meglio della Juve ed ha creato più palle gol. La Juve ha avuto quella cattiveria che ormai da sempre la contraddistingue, di riuscire a fermare il Milan, forse nell'unica vera occasione di tutta la partita. Ho visto comunque, secondo me, segnali positivi, un Milan italiano, un Milan giovane, che secondo me con una buona programmazione può dire tranquillamente la sua nel prossimo campionato. Questa è anche la mia analisi. La differenza secondo me l'hanno fatta i cambi. La Juve ha messo in campo Morata, il Milan ha messo in campo un giovane come José Mauri che ha sostituito Montolivo e lì è stato e questa è la differenza tra Milan e Juventus, anche se devo dire che la Juve anche a detta di Allegri si è vista un poco spiazzata perché non si aspettava un Milan così aggressivo, visto un Milan che andava a pressare alto. Allora c'è la telefonata. Enrico! Buongiorno Gaetano, come va? Ciao, ciao Enrico! Un piacere Tutto a averti in posto? trasmissione. È un piacere averti in trasmissione. Enrico, come procede la conferenza stampa di Antonio Conte? È finita da parecchio e si è parlato molto delle convocazioni, ma lui non è entrato nello specifico dei nomi, quindi è un po' difficile capire che cosa abbia in testa. Ha detto che nei 7 tagli che dovrà fare, sostanzialmente ha tutto già chiaro, che i ballottaggi sono 3 e quindi si presume uno per reparto, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco, e ha detto abbastanza chiaramente che Thiago Motta e Montolivo, se non dimostreranno in tempi rapidi un'idoneità fisica agli allenamenti, quindi non all'europeo, ma agli allenamenti, quindi subito,
non avranno possibilità di andare in Francia. Quindi diciamo che per Thiago Motta e Montolivo si mette un po' male. Si mette un po' male. Anche se, Enrico, diciamolo, noi eravamo in tribuna stampa, se Montolivo è quello di sabato della finale di Coppa Italia, sicuramente Montolivo è un giocatore che può fare al caso dell'Italia. Sì, io guarda, non concordo con tutti i giudizi negativi di questi mesi su Montolivo. Se uno ci pensa bene, in questo disastroso campionato del Milan, Montolivo alla fine ha sempre offerto un rendimento dignitoso, soprattutto considerato il fatto che gli è toccato di trasformare il suo ruolo, a parte che rientrava dopo un infortunio gravissimo e quindi un minimo di attenuante all'inizio per le condizioni fisiche gli andava data. Dopo, quando ha iniziato a stare bene, se ci pensi, ha fatto spesso il mediano anziché il regista, andava a recuperare molti palloni, è diventato il calciatore del campionato italiano che ha recuperato il maggior numero di palloni e poi ha dimostrato nella partita che tu citavi, la finale con la Juve, di essere un trascinatore, anche dote che onestamente nessuno gli riconosceva. La famosa scena a fine primo tempo di Montolivo che arringa, incita la folla a sostenere il Milan, ricorda più Gattuso che Montolivo, quindi diciamo che sarebbe uno da portare, chiaramente bisogna vedere come sta. Enrico, ultimamente si sta dibattendo molto sui giornali, si riempiono pagine di giornali per quanto riguarda la trattativa Milan. Va avanti questa trattativa con i cinesi, ma da fuori si ha la netta sensazione che Berlusconi non voglia chiuderla questa trattativa. Guarda, io sono abituato da quando faccio questo lavoro, e ormai purtroppo iniziano a essere tanti anni, a non pensare, a non avere opinioni, ma l'opinione a formarmela sulla base dei fatti che riesco a ricostruire. Il nostro mestiere è sostanzialmente quello di recuperare le notizie, di verificarle, di accertarle. E così stiamo cercando di fare anche col nostro giornale nel caso di questa trattativa. Ovviamente non è semplicissimo perché si intrecciano le voci più disparate, anche contrastanti, però da quello che siamo riusciti a ricostruire, questa volta la trattativa esiste. C'è un collega molto bravo, Luca Pagni, del settore economico del mio giornale, che è molto, molto oculato, molto pignolo nella ricostruzione di questa vicenda. Lui mi assicura che la trattativa esiste sul serio, che gli interlocutori ci sono e sono anche seri, e che però ovviamente tutto è subordinato alla decisione di Berlusconi, e come dicevi tu, in effetti non pare che Berlusconi sia intenzionato così facilmente a vendere il suo giocattolo, perché ormai questo gli è rimasto. Insomma, Berlusconi ha 80 anni, ha fatto moltissimo per il Milan, in politica le cose non gli stanno andando benissimo, e alla fine quello che gli è rimasto è questo, il Milan, e quindi abbandonarlo, e soprattutto abbandonarlo da perdente, non è una cosa che rientri nel carattere di Berlusconi. Dopodiché, l'altra faccia della medaglia, sempre secondo il mio collega al quale credo, Pagni, il problema è anche che la situazione economica del Milan è talmente difficile da non lasciare troppe alternative. O Berlusconi sostanzialmente torna a investire in prima persona nel Milan, impegnando dei soldi di Fininvest, che evidentemente la famiglia ritiene però che debbano essere impegnati per altre operazioni, oppure non ci sono altre strade se non quelle della vendita. Quindi si deciderà tutto entro la metà di giugno e vediamo che cosa accadrà. Di sicuro non credo che il Milan si possa permettere un'altra stagione come questa o la quarta esclusione consecutiva dalle coppe europee. Sarebbe una disfatta economica, un tracollo impensabile per una società che 9 anni fa, non stiamo parlando della preistoria, ma di 9 anni fa appena, vinceva la sua 7ª Coppa dei Campioni e poi il Mondiale per Club. Quindi 9 anni fa il Milan era sul tetto del mondo, adesso è 33esimo
nella classifica UEFA con la prospettiva di scendere ancora. Credo che questo declino inarrestabile non sia casuale, ma dipenda da una gestione della società che è legata ai mancati investimenti o agli investimenti sbagliati, e che è un trend che deve essere corretto, se no si va verso il disastro. Enrico, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Ventura? Ventura è il candidato numero uno per la panchina della nazionale, ma ancora non ci siamo, nel senso che Tavecchio probabilmente vuole, è un po' seccato per le forzature che sono state fatte, quasi come se la nomina di Ventura non fosse sua, quindi vuole rivendicare il diritto, come aveva fatto con Conte, a essere lui che sceglie, che non restino dubbi nell'opinione pubblica sul fatto che il commissario tecnico viene scelto da lui. E poi ci sono ancora delle possibilità evidentemente residue per gli altri candidati, in particolare per Montella, che non dimentichiamo fino a 10 giorni fa era il netto favorito, poi è stato scavalcato da Ventura. Bene, grazie Enrico, sempre disponibile. Io devo fare i complimenti al vostro giornale, perché soprattutto sulla trattativa Milan è stato sempre in prima linea. E quello che si è letto sul giornale poi alla fine è accaduto. Complimenti. Grazie Gaetano, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ciao Enrico. Bene, Gianvito, abbiamo sentito un bel po' di notizie direttamente da Coverciano. Ricordiamo che Enrico Currò era presente alla conferenza stampa di Allegri ed è al seguito della nazionale a Coverciano. Allora, Gianvito, sembra che Ventura si avvii a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale, ma stiamo attenti, io ho sempre caldeggiato anche la candidatura di Montella, perché io non sono tanto convinto che Montella possa restare alla Sampdoria. E poi abbiamo sentito della trattativa Milan con un Berlusconi che sembra, come Tavecchio, è pressato da i suoi collaboratori a chiudere con Ventura. Berlusconi sembra pressato dalla famiglia e dai collaboratori Fininvest a chiudere la trattativa con i cinesi, ma c'è resistenza da ambo le parti, soprattutto da parte di Berlusconi. Beh, sicuramente in ambito nazionale sia Montella che Ventura sono due profili che secondo me rispecchiano quello che deve fare un commissario tecnico. Ventura ha un'esperienza sicuramente diversa, un vissuto diverso, e quindi per il mio modesto parere lo vedo cioè meglio lui sulla panchina della nostra nazionale, perché ha sempre lavorato bene con i giovani, il Torino comunque ne è un esempio, è la nazionale che ormai scarseggia di grandi nomi, di grandi campioni, che deve essere rifondata su un gruppo giovane, e quindi bisogna valorizzare anche i settori, le nazionali minori, e quindi secondo me Ventura è un profilo migliore rispetto a quello di Montella per ricostruire. Per quanto riguarda il Milan, forse è vero, per la prima volta ci potrebbe essere una vera e propria cessione da parte, un venirmeno da parte di Berlusconi, ma per come la vedo io, secondo me Berlusconi prima di cedere il Milan davvero ci penserà molte, molte, molte volte. Cioè il Milan è Berlusconi, l'ha portato lui ai successi, non penso che lo lascerà così facilmente. Vabbè, allora, abbiamo parlato del nostro campionato, vogliamo fare un resoconto, vogliamo farci fare dalla nostra Eleana un resoconto che cosa è successo e quali sono che cosa ci ha espresso il campionato quest'anno. Sì, allora, il campionato è ormai concluso da più di una settimana e dopo la finale di Coppa Italia disputata sabato sera, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 con un gol di Morata nel secondo tempo supplementare, è possibile delineare la griglia delle squadre qualificate per le competizioni europee. La Juve ed il Napoli sono qualificate in Champions League, mentre la Roma dovrà passare dai preliminari.
Inter e Fiorentina sono qualificate in Europa League e il Sassuolo dovrà disputare il preliminare. C'è la regia, vedi Eliana? Ok. C'è una telefonata. Allora, c'è una telefonata. Sì. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera, mi chiamo Simone e vengo da Salerno. Sì. La mia domanda riguarda i convocati del CT della Nazionale, Antonio Conte. Volevo un giudizio al riguardo. E poi, da buon tifoso interista, volevo chiedere al direttore se Banega è l'uomo giusto per il nostro centrocampo. Grazie, arrivederci. Allora, Simone, le pre-convocazioni di Conte. Le pre-convocazioni di Conte, io penso che Conte abbia convocato il meglio che il campionato ha espresso, anche se io un pensierino su Pavoletti l'avrei fatto. Però, voglio dire, di attaccanti ne ha tanti Conte ed era un po' difficile la scelta. Penso che in linea di massima Conte ha convocato quelli che dovevano essere convocati. Adesso, come ha detto Enrico Currò, il nodo sarà quali saranno i 7 giocatori che non andranno al mondiale, all'europeo, i tagli, in effetti. Sull'Inter, Banega l'abbiamo visto, è un ottimo giocatore, sicuramente farà al caso dell'Inter, ma dobbiamo vedere la sua efficienza fisica, perché un altro caso, ultimamente parlavo con degli amici tifosi dell'Inter e dicevo il Milan alcuni anni fa acquistò un giocatore molto ma molto bravo, secondo me uno dei migliori calciatori proprio a livello mondiale, Redondo, ricordate tutti Redondo. Redondo, grandissimo giocatore, ma riuscì a giocare solo 3 partite. Il problema di Banega è stato proprio questo fino adesso, perché di Banega si parlava come ottimo giocatore e sicuramente grande campione, se ne parlava da alcuni anni. Il problema qual è stato? Lui si è incanalato in una serie di infortuni che lo hanno purtroppo portato a stare un po' fuori dai grandi giri. Ecco, il problema di Banega è questo. Se Banega riuscirà a disputare tante partite, sicuramente Banega per l'Inter rileverà un grandissimo acquisto. Se invece Banega avrà i problemi fisici, come noi abbiamo visto un altro giocatore che veniva dalla Spagna, come Khedira, che quando è disponibile alla Juve fa la differenza. Ma purtroppo è un poco troppo assiduo agli infortuni. Questo è dovuto purtroppo a problemi fisici che difficilmente si potranno risolvere. Sicuramente Banega è un ottimo giocatore e sicuramente un giocatore che all'Inter farà fare il salto di qualità. Un profilo simile a Perotti, che veniva anche lui dalla Spagna, cercava rilancio in Italia e è stato fortunato. Speriamo che Banega abbia la stessa sorte di Perotti. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? È caduta la linea, ce la ripassano a momenti. Allora, sì, anche Perotti è un giocatore che possiamo inserirlo in questo gruppo di calciatori. Comunque, io sono pienamente d'accordo con Enrico Currò che per Conte si farà molto difficile chi devono essere gli esclusi. I sette esclusi. Niente? Ok, possiamo continuare. Noi purtroppo siamo tartassati dalle telefonate, anche il mio cellulare suona in continuazione di gente che vuole. Dovete telefonare al numero che vi è stato dato in privato. Quello è il numero che dovete chiamare. Non dovete chiamare su altri numeri perché altrimenti non vi possiamo
portare in diretta, non possiamo mandare la telefonata in diretta e non possiamo rispondere. Allora, Gianvito, i verdetti li abbiamo ascoltati dalla bella voce della nostra Eleana e si evince che il Milan rimane fuori dalle coppe europee per il terzo anno consecutivo, mai successo nella storia del campionato italiano, che è una grande squadra come il Milan potesse rimanere fuori dalle coppe, anche se non è la prima volta che il Milan rimane per un periodo lungo fuori dalle coppe, perché negli anni 80, quando il Milan retrocesse e poi risalì, ci mise un poco per rientrare dalle coppe, ma come ha detto il buon Enrico, 9 anni fa, solo 9 anni fa, il Milan saliva sul tetto d'Europa e poi sul tetto del mondo, vincendo anche la Coppa del Mondo per club. Bene, Gianvito, noi vogliamo un attimo ricordare che questa trasmissione è in diretta in Campania, il canale 668 del Digitale Terrestre, è in diretta in streaming dal sito www.television.it sarà in differita via satellite in tutta Europa mercoledì ore 19 dalle 19 alle 20. Ricordiamo che la nostra trasmissione si struttura in una prima parte del calcio è servito e la seconda parte sarà pienamente a disposizione dei tifosi rossoneri per penna rossonera. Direttore, abbiamo una chiamata. Una chiamata. Pronto? Pronto. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Carissimo Lino Rosi. Lino Rosi, il nostro grande cantante neomelodico e non solo, vero maestro Rosi? Beh, ringraziando Dio, diciamo che ce la caviamo, dai, ci rivediamo. Allora, maestro Rosi, il nostro maestro Rosi, che c'è un grandissimo progetto, noi adesso non diciamo niente, ma c'è un grandissimo progetto a livello satellitare e a livello europeo con Lino, e fermiamoci qui perché, come sapete, Lino è la voce musicale anche di un'altra nostra produzione che è Galassia Moda, oltre che Lino conduce anche un programma che produce la sua società, che è Salotto Napoletano. Lino, sì. Tu sei riconosciuto come un grande tifoso del Napoli, vero? Sì, è nel sangue comunque. È nel sangue. Lino, ieri è arrivato un ottimo giocatore che io l'avrei voluto al Milan, Tonelli, che va a completare una difesa che diventa sempre più ermetica. Beh, io credo che abbiamo fatto veramente un grande acquisto, perché poi oltretutto, oltre ad essere un bravo difensore, ma anche una persona di carattere, un uomo dove un trascinatore gli serve uno di carattere in mezzo al campo. Lino, come erano le previsioni, Sarri è rimasto sulla panchina del Napoli, come era giusto che sia. Ma non c'erano dubbi, visto il campionato non c'erano dubbi. E come rimarrà il Napoli alla fine, anche nonostante tutto, le grandi offerte che arrivano da Parigi? Higuain rimarrà al Napoli. Guarda, io me lo auguro che realmente Higuain rimane a Napoli, anche perché per fare una Champions, anche se poi in Napoli, da quello che si vedono e delle voci che arrivano, non mira alla Coppa, alla Champions, gli interessa passare soltanto il primo turno, massimo arrivare anche al secondo, perché sai che ci sono dei colossi avanti che fanno paura. Però mai dire mai nella vita, perché comunque sta costruendo una squadra importante. Però so che, posso essere certo, che la società finalmente sta caricando la squadra e sta formando una squadra per arrivare a questo tricolore così bello,
che sarebbe lo scudetto. Sarebbe bello per Napoli, lo meriterebbe come città e tutto. Lino, volevo tornare un attimo al lato produzioni televisive. Ricordiamo che la tua trasmissione come Galassia Moda vengono, noi le registriamo entrambe, noi dalla prossima presso gli studi di Italia Mia. E la tua trasmissione va anche in diretta a livello nazionale su Digitale Terrestre? Come sì, oltre ad essere su Canale Italia e su Italia Mia, dove noi facciamo la diretta dagli studi canale di Italia Mia, e poi Canale Italia ci trasmette un pochettino tutta la bella penisola. Però ricordiamo anche che grazie a te, caro direttore, abbiamo una diffusione di emittenti, di 26-27 emittenti che ci seguono un pochettino per tutta l'Italia, a parte il canale nazionale che abbiamo, Canale Italia. Certo, a partire dal 15 di giugno riparte la collaborazione con il circuito televisivo, ci sono nuovi new entry e dal 15 di giugno possono rivedere tutte le trasmissioni che abbiamo prodotto in tutta Italia. Ci sono nuove new entry come una emittente televisiva regionale, perché adesso ci farà il comunicato ufficiale, aspettiamo che Gianvito prepari il comunicato ufficiale per le new entry, una emittente televisiva regionale del Friuli Venezia Giulia, una della Sardegna, un'altra che si aggiunge della Toscana, in più la collaborazione anche con StarSat, che entra ufficialmente nel circuito televisivo, e da settembre partirà il progetto nazionale anche con Gold TV, che diventa televisione digitale ufficiale a livello nazionale. Noi fino a giugno... È quello che vogliamo, portare in giro un pochettino la bella musica, come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo. Soprattutto anche perché la televisione sembra che è un mobiletto che sta lì fermo, che magari se non lo vai a spolverare nessuno gli va a mettere le mani, però ha un segnale così ineducato, che entra nelle case delle persone senza bussare. E quindi dobbiamo essere noi artisti o commentatori televisivi per poter educare e per poter entrare in casa dei nostri telespettatori con la massima educazione e con il massimo rispetto. Quello che volevo continuare a dire è, da settembre poi il calcio è servito, cambierà radicalmente la sua programmazione, perché c'è in progetto un grosso progetto di diretta congiunta sia su Digitale Terrestre che su satellite. Questo è un progetto che stiamo lavorando, Lino è coinvolto in questo grosso progetto che poi comprenderà anche Galassia Moda e il suo programma Salotto Napoletano. Siamo calmi, il lavoro noi abbiamo ben sotto controllo il nostro lavoro, il progetto è importante, però dobbiamo avere il tempo di eseguirlo. Bene, Lino. Ma guarda, a me il mio fortino è proprio avere tanta pazienza, ma soprattutto la sapienza di poter portare avanti determinati progetti, come ha fatto d'altronde il presidente del Napoli. Con tanta pazienza, con tanto merito e con tanta sapienza è riuscito a costruire veramente un gioiello importante, prendendolo da zero, portarlo ai massimi livelli, 12ª squadra nel mondo, a un livello importante dove non esisteva più il Napoli, e lui comunque l'ha ricostruito, e merita veramente dei plausi questo grande presidente, non magari delle critiche come fanno altri, ma merita veramente tanto 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 applauso. Due ultime cose. Portare il Napoli a un livello mondiale, e così faremo anche noi con i nostri programmi. Certo, perché ricordiamolo, il Napoli è una delle pochissime squadre italiane, anzi diciamo che è la prima squadra italiana con il bilancio inattivo. Due, il motto del circuito televisivo Ita TV è quello di portare il Made in Italy in tutte le case del mondo. Questo è quello che dobbiamo arrivare a fare. Bene, Lino. Io che faccio il cantante di professione non posso essere che contento e fiero.
Bene, Lino, io ti ringrazio, sempre grande, sempre sul pezzo e sempre al fianco del circuito televisivo Ida TV. Grazie, ci sentiamo presto. Grazie direttore, un abbraccio a tutti quanti, grazie. Ciao Lino, ciao. Bene, abbiamo avuto anche il nostro amico Lino Rosi, sempre sta sempre vicino al nostro progetto, è sempre importante la sua presenza. Gianvito, ripeto che stiamo in una fase importante di trapasso e speriamo che presto possiamo entrare veramente in tutte le case dei nostri italiani e non di tutto il mondo. Speriamo, sicuramente è un passo importante per tutti. Bene, io devo lanciare un attimo la pubblicità. Bene. Mezz'ora già? Ah, sì, è il campano.